Eccoci qua, ciao, mi sono appena svegliato, oggi la parola del giorno la faccio dal terrazzino, sono le 5 e mezza tipo, appena fatto colazione con la tazza, quindi c'è la prova anche che, quindi se mi vedete che non sono proprio in formissima, un motivo c'è, e il motivo è che mi sono svegliato un attimo fa, e la parola di oggi è discriminazione, direi che è una parola veramente centrata sull'attualità, perché è importante fare una precisazione, perché non tutti sanno che in realtà le discriminazioni sono giuste. Molti associano il termine discriminazione a un concetto di, come dire, ingiustizia, di inequità, no? E invece è sbagliato pensare così, perché discriminare viene in realtà da discrimen, che a sua volta deriva da discernere, che significa separare, dividere, no? Quindi fare differenze. E fare differenze è un atto alla base di qualsiasi giustizia, nel senso che io non è che posso dire a un bambino di 5 anni devi provvedere alla tua vita, devi mantenerti da solo, devo fare differenze. Non posso dire al bambino che deve lavorare, che deve, giusto? Anzi, è proprio fare questa differenza che rende le cose più giuste, più eque. Uguaglianza ed equità sono parole che vanno un attimo ridimensionate, e anche discriminazione è una di queste, perché spesso si tende a ritenere che non ci debbano mai essere differenze, invece no. Io lo vedo soprattutto nel mio ambito, che è la scuola. Nella scuola è assolutamente fondamentale fare differenze. Spesso i ragazzi adesso non mi viene il termine. Fai i video, le parole del giorno, e poi non ti vengono le parole, e che bella figura, eh? Addebitano, i ragazzi ci addebitano questa, c'ho anche le pagliuzze, mi sanno gli occhi, molto bene. I ragazzi ci addebitano questo, cioè che voi professori fate differenze, che è vero, a volte in modo sbagliato, ma bisogna fare differenze perché i ragazzi sono tutti diversi, anche le ragazze, ognuno ha la sua linea di partenza, non puoi pretendere che ognuno vada alla stessa velocità, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha il suo passo, non puoi spingere qualcuno a modificare il proprio passo in funzione di cosa poi? Per arrivare allo stesso punto degli altri? È quello lo scopo? No, ognuno deve arrivare al suo punto. Non è che c'è un arrivo uguale per tutti, ecco perché è importante fare discriminazioni. La cosa sbagliata è quando abbiamo parità di situazioni, parità di condizioni, età, tutto uguale, allora lì fare discriminazioni è diverso, è sbagliato. Ecco le cose che i nostri ragazzi e ragazze a volte si arrabbiano per questo, perché magari il prof c'ha il suo preferito, la sua preferita, gli aiuta un po', così e colà, sembra, no, oppure un'altra cosa che succede spesso è che lei ce l'ha con me, prof, quante volte ce lo siamo sentiti dire. Bene, e voi avete mai subito delle discriminazioni ingiuste? Vi è mai capitato di essere discriminati per qualche motivo, non lo so, perché per le vostre idee, a volte si è discriminati anche per le proprie idee, oppure proprio per la propria condizione, e se vi va ce lo raccontate, magari in maniera più lucida e sveglia di come ho fatto io alle 5 e mezza del mattino. Vado dentro.